Ok, tieni, ti devi accontentare, non ho altro. Non li voglio i tuoi soldi, prosegui, dai avanti, non ti fermare. Ah, ho capito, allora è la macchina che vuoi. Non è un granché, ma se ci tieni tanto. Però lasciami un taxi, se non ti dispiace. No, non hai capito, io non voglio niente da te, ti voglio solo ammazzare. Cosa? Che hai detto? Hai capito benissimo. Dai, accosta e fermati dopo la curva. Ma perché vuoi uccidermi? È semplice, guardati intorno. Guarda la gente per le strade. Ma non lo vedi com'è ridotta l'umanità? Sta andando verso la rovina, la catastrofe, e non se ne accorge nemmeno. Niente più valori, niente più ideali, non c'è più un briciolo di morale. E io uccidendo te do al mondo una lezione di moralità. Che cosa c'entro io? Non capisco. Ah, non capisci, eh? Ecco, guarda, guarda! Si chiama Janet. È un angelo. Ma anche lei sta andando verso la dannazione e per colpa tua. Tu sei il peccato. Il tuo mestiere è stimolare gli istinti più bassi e ignominiosi di un essere umano. Il sesso. E il sesso è peccato, è perdizione! Senti, se ne potessimo parlare un po', riuscirei a capire di più. Perché non resti un po' qui, accanto a me? Un giustiziere deve conoscere la sua vittima prima di ucciderla e poi così potrai descrivermi meglio al tuo giudice. Non ho paura del processo io, lascia perdere. Dovrò solo dire che ho eliminato un simbolo del peccato e i giudici mi ringrazieranno per questo. Ma ti concederò qualche minuto. Il tempo di pentirti delle tue colpe. Grazie, caro. Sei gentile. Tu sei Tony, vero? E tu come lo sai? Beh, Janet non fa che parlare di te. È così innamorata. Non parlare di Janet. Era pura. Adesso è caduta nel peccato. Sei tu che l'hai corrotta con il sesso. Ma io la redimerò ammazzandoti. Solo allora la sposerò. E lei non si spoglierà mai più davanti agli altri. Perché mi guardi in questo modo adesso? Tu mi credi matto, eh? Di la verità. Ma no, che cosa dici? Niente affatto. Stavo pensando che sei molto carino. E guarda che Janet è una brava ragazza. In quello che fa non c'è niente di peccaminoso. Spogliarsi è un lavoro come un altro per lei. Come per me quando la fotografo. No, tu sei una corruttrice. Tu non fotografi mai la natura, i fiori, i bambini. Tu cerchi il sesso, soltanto il sesso. E il sesso è la causa di tutte le sciagure del nostro secolo. Ma tu, l'amore l'hai mai fatto? No, mai. Sono puro io. Ma ho visto mia madre nuda una volta da bambino. Che schifo, che vergogna, non lo scorderò mai. È vero, hai ragione. A volte il sesso è vergogna. Corruzione, prostituzione, ma non sempre. Quando è libero, quando è il frutto di una scelta, allora è una molla vitale. Allora è pulizia, è felicità, è amore, anche se solo per pochi istanti. Ma cosa fai? Che cosa fai? No, smettila. No, ti prego. Ferma. No, ti prego. No, smettila. No. Ferma!